La Polizia di Stato del commissariato di Cisterna ha arrestato un ladro seriale ricercato in Europa. A Nettuno si arriva a quota 62 decessi per coronavirus, il cordoglio del sindaco Coppola nel servizio. Procede speditamente la campagna vaccinale nel Lazio, registrato anche il sold out per lo Junior Open Day a Rieti con dosi raddoppiate per i giovanissimi. Nettuno, diverse le segnalazioni per gli assembramenti nel borgo medievale, vendita di alcol ai minori, i residenti chiamano il 112. Ad Anzio, dopo la denuncia di un cittadino riguardante la tragica situazione dei rifiuti al Lido delle Sirene, sono arrivati gli operatori per la loro rimozione. Il dottor Marchiafava si è confrontato con i cittadini di Creta Rossa a Nettuno per discutere dei problemi del quartiere. Lo sport, l'Anzio Waterpolis torna a vincere nella nuova piscina. Ben ritrovati e bentornati, apriamo la prima pagina, parliamo di cronaca. La Polizia di Stato del commissariato di Cisterna ha arrestato un ladro seriale ricercato in Europa. Un latitante romeno di 21 anni è stato arrestato da personale della Polizia di Stato di Latina Cori, dove si nascondeva da alcuni parenti. Il giovane, destinatario di un mandato di cattura europeo, è accusato di far parte di un'associazione a delinquere composta da cittadini rumeni finalizzata al furto di dispositivi GPS per il supporto ad agricoltura industriale del valore complessivo di oltre 1 milione di euro. A eseguire il provvedimento sono stati gli agenti del commissariato di Cisterna e l'uomo è stato associato temporaneamente presso il carcere di Rieti. Ed ora parliamo di Nettuno, si arriva a quota 62 decessi per coronavirus, il cordoglio del sindaco Coppola nel servizio. A Nettuno si registra la 62esima vittima dall'inizio della pandemia. Si tratta di un uomo che era ricoverato in una struttura ospedaliera. Continuiamo a piangere la scomparsa di nostri concittadini, dichiara il sindaco Alessandro Coppola, anche se la curva epidemiologica è in miglioramento. Non possiamo sottovalutare il pericolo del coronavirus e non lo possiamo fare nel rispetto di tutte le persone che hanno perso la vita in questi mesi e delle loro famiglie che stanno soffrendo. A Nettuno si registra un nuovo caso di coronavirus, il paziente è stato posto in isolamento domiciliare. Si registrano anche 13 guarigioni, tra cui quelle di 2 persone che erano ricoverate in ospedale. Gli attualmente positivi sono 78, di cui 11 ospedalizzati. Ed ora parliamo della campagna vaccinale nel Lazio. Procede speditamente, registrato anche il sold out per lo Junior Open Day a Rieti, con dosi raddoppiate per i giovanissimi. Prosegue senza arresti la campagna vaccinale nel Lazio, numeri alla mano, la voglia di tornare a una normalità pre-Covid è sempre più forte, così aumentano sempre più le persone che decidono di vaccinarsi. Nella sola giornata di sabato 5 giugno sono state somministrate 64.767 dosi in tutto il Lazio, è il dato più alto di somministrazioni quotidiane registrato dall'inizio della campagna vaccinale, lo comunica in una nota l'unità di crisi Covid della Regione Lazio. Cifre importanti che portano una nuova ventata di positività tra i cittadini, anche tra i più giovani. Rieti è la prima città destinata alla sperimentazione dei vaccini sugli adolescenti. Il Rieti Junior Open Day è iniziato ieri con 120 candidati dodicenni, un banco di prova in cui la città farà da apripista alla vaccinazione dei piccoli del Lazio, dove la campagna mirata partirà il 15 giugno con le prenotazioni riservate alla fascia d'età 12-16 anni, previa prenotazione dal pediatra o dal medico da cui è assistito. Vista la grande adesione per la giornata del 6 giugno, sono state raddoppiate le dosi, potendo così vaccinare circa 200 ragazzi. Ed ora parliamo delle prime uscite dei giovani di sera. A Nettuno diverse però le segnalazioni per gli assembramenti nel borgo medioevale e vendite di alcol ai minori. I residenti però chiamano il 112. 2 giorni di assembramenti al borgo medievale di Nettuno, un locale che secondo la denuncia di alcuni vende alcolici anche ai minorenni, e almeno 10 le chiamate al 112 per segnalare una situazione al limite in tempo di Covid. Le forze di polizia per interventi in corso sono sempre arrivate intorno alle 23 quando tutti stavano andando via, ma non è detto che nei prossimi giorni non vengano organizzati pattugliamenti preventivi. Tanti giovanissimi anche sabato e domenica sera, poche mascherine e consumo di alcol fuori controllo.
Ed ora cambiamo argomento, ci spostiamo ad Anzio dopo la denuncia di un cittadino riguardante la tragica situazione dei rifiuti al Lido delle Sirene. Sono arrivati poi gli operatori per la loro rimozione. Ci troviamo al Lido delle Sirene ad Anzio per appunto verificare una situazione che ci era stata segnalata da un cittadino residente proprio qui nella zona di Lido delle Sirene, e in particolare aveva appunto segnalato la presenza di una situazione ecologica grave. Infatti nel parcheggio erano presenti numerosi rifiuti di ogni tipo, tuttavia possiamo rassicurare questo cittadino poiché proprio questa mattina sono stati rimossi. Infatti vediamo appunto come in questo momento gli operatori stanno rimuovendo i rifiuti, pertanto potremmo dire che nonostante in futuro sono attesi numerosi romani appunto che verranno in vacanza, possiamo ben sperare che la situazione rimarrà stabile. Da Lido delle Sirene per oggi è tutto, linea allo studio. Il dottor Marchiafava si è confrontato con i cittadini di Creta Rossa a Nettuno per discutere dei problemi del quartiere. Sono state davvero tante, considerando anche le prescrizioni Covid, delle persone che hanno preso parte all'incontro pubblico organizzato all'hotel Scacciapensieri dal comitato di quartiere Levante Creta Rossa Scacciapensieri con il consigliere comunale Valdemarro Marchiafava, che da solo senza altri colleghi di opposizione si è confrontato con i residenti sui problemi della zona. Il presidente del comitato Vittorio Valiante ha fatto presente che nonostante l'impegno dei residenti l'amministrazione comunale non dà risposte su problemi concreti, dal turismo alla cura dei marciapiedi e delle strade, servizi compresi, completamente a zero. Il dottor Marchiafava si è fatto intermediario dei cittadini per portare le istanze del comitato in consiglio comunale all'attenzione di tutta l'Assise. Ed ora parliamo di sport. L'Anzio Waterpolis torna a vincere nella nuova piscina. Una grande emozione per tutti i ragazzi della società Anzio Waterpolis, tornata a giocare gare agonistiche da vincere nella nuova piscina. Una grande soddisfazione, spiegano dallo staff, dopo il peregrinare in tantissime piscine, negli allenamenti e nelle partite ufficiali disputate a partire dalla Serie A2 e da tutte le squadre giovanili. Nel weekend tre squadre giovanili hanno festeggiato altrettante vittorie nella piscina di casa. Intanto la Serie A2 è ancora in attesa della sfidante della semifinale playoff. In questi giorni proseguono a ritmo serrato gli allenamenti agli ordini di coach Tofani. È tutto pronto quindi per cercare di raggiungere l'obiettivo prefissato ad inizio campionato, la massima serie nazionale. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio come sempre per averci scelto, vi do appuntamento alle prossime edizioni, rimanete su Young TV, grazie.